어, 없어 보이는데. 안녕하세요.
I want a bit. La 12 e la 15. Io l'ho detto, dico adesso schiaccio il fischio. È altre due. La 12 e 15 è sì. La 12 è stata revisionata, vedi? Questa è la 4. La 12. La 4 ce l'abbiamo noi in coda. Vedi, è molto più tonda avanti, c'è un'altra sagomatura. Ah, boh, ci vuole una boh. Dimmi.
partenza, triangolo a 30 km dall'ombra della radiale, coppa del microcio. Qua ne ho chiesto quanti cartelli del tassimetro. Dai, andiamo alla fine. Scusa, siamo in troppo.
sera di carrozzone che vediamo. Thank you.
Bombare, ma quello qua in apprensione proprio, quindi che la lingua non lo so.
aprirla. Per la paura. Allora, mio figlio, quando potete tirare i sangue spine? E siamo pronti con piedi alzati, cucchiaini, zucchero. È stato il Geppino a spaventarlo, se avessi provveduto io l'avremmo risolto subito. Stai sicuro? Sono una spaventata, c'è stato più niente da fare. No, una volta spaventato poi è entrato in crisi. Sapete quanto è grande maggiore? Però non ti devi utilizzare più di tanto. Di nuovo sai quanto ti guardo gli scambi? Ma se sono in stazione e ho treni incrociati sui vari fasci, allora mi serve il mio itinerario il tuo. Perché a me sarebbe importante, bisogna starci. Mi sa già avuto la protezione di essere tutta rapida, quindi abbandonare la cabina, perché io ho visto la cabina, stava dietro. Il vago di quello, questo qua stava quasi a mezzo metro. Quindi hanno un problema. Ma frenate, frattate, quanto ne sono andate? Cioè, ci hanno frenato, buttato la rata, su di quello non puoi prendere il bambino. Ma Alessandro non si è fatto niente, ma il pizza che doveva fare la tua cenito, si è fatto un punto femore, si è fatto un po' del genere. Si buttano sulle rotaie. Dove è successo un incidente del genere? A Maddaloni mi pare. È vero. Sì, è morito un ragazzo. Sì, quel ragazzo che c'è la fotografia. È passato. C'era un altro ad Acerno nel passato. Ce n'era uno seduto in coda che si sta vedendo fuori da qui. Chi si passò? La crisi è capotrena dall'altra parte. Secondo norma no. Non succede niente. Praticamente non è un sistema automatico che viene per forza al centro, quindi deve responsabilità. Sempre. Ovviamente non puoi essere così, questo qua ci dai una problematica che è in debito. Se te ne stai a scendere, io ce lo stai qua. Vedi che sta facendo adesso? Stai caricando? No, sta scaricando quello che io ho messo in più di cilindri a freno. Che vedi come sta scaricando qua? Prima invece se doveva scendere, tiravo sotto e scaricavo da cilindri a freno, invece adesso lo fa da un diretto.
in automatico autoregolante. Poi tra poco finisce. Yeah.